come qualcuno ragionevolmente aveva proposto, penso al professore Enrico Pascali, di dire l'assemblea si fa carico che queste sono le tre candidature del PD, il numero non è eccessivo, rappresentano figure con storie diverse, con percorsi diversi, sono rappresentative della vitalità del Partito Democratico, che vadano a competere con SEL e con chi verrà trovato dal Partito Socialista. Non c'è un'eccessiva frammentazione, c'è un'offerta politica variegata che serve solo per attivare un maggiore elettorato, un maggiore numero di votanti. Questa proposta non è passata e questo è un evidente segno politico che una consigliera comunale di minoranza, che io non posso definire di opposizione perché l'opposizione a mio avviso non c'è stata in modo adeguato ed incisivo sui temi scottanti, sui temi che meritavano assunzione di responsabilità, e una bravissima persona che probabilmente non troverà in nessuna rassegna stampa sui temi di impegno politico, sociale e non della città alcuna riga, il suo nome, perché è ignoto non solo, non solo la persona ma anche l'impegno politico, che quindi non credo che sia stato speso e che quindi diventa un valore in sé il non averlo svolto. Ecco, queste due figure evidentemente saranno rappresentative della dinamica del partito in maniera, in misura maggiore rispetto alla mia. Voglio concludere dicendo che per mestiere, tra virgolette, cioè per professione, faccio ricorsi e cause e ho la netta convinzione fin dal primo momento in cui mi sono iscritta al partito che la politica si fa in luoghi diversi, dalle commissioni, dai tribunali, quindi non dal primo momento, dal primo minuto dell'assemblea non ho pensato di impugnare nulla, né lo farò, e, però ecco, colgo però il significato politico che mi porta a concludere che devo restituire la mia tessera in queste condizioni e che non smetterò certo di impegnarmi politicamente in senso ampio, come ho sempre fatto anche prima di iscrivermi al partito, perché prima di iscrivermi al Partito Democratico non ero impegnata in formazioni politiche, ma ho sempre partecipato attivamente con la mia faccia, senza tirarmi indietro, sui temi che ritenevo interessanti. Quindi colgo il significato politico che evidentemente chi in questi anni si è occupato attivamente di temi spinosi debba avere, diciamo, ostacoli dati da tatticismi, e quindi in questi ostacoli io non mi ritrovo e credo appunto che, diciamo, ho ritenuto prima di comunicarvi in maniera così ufficiale queste considerazioni, di confrontarmi con le persone con le quali ho condiviso questa fase e ci siamo ritrovati in questa linea pienamente. Grazie.